Il periodo di gennaio e febbraio per i commercianti ambulanti è già un periodo di ferma, ancora di più quest'anno, le quarantene, la paura di uscire e anche problemi logistici. Per quanto riguarda la piazza, qual è il clima in questo periodo? Come va? Il clima è come potete vedere, c'è poca gente, pochi concessionari, un po' per il periodo, un po' per le quarantene varie che ci sono, e quindi va a rilento, diciamo, il mercato. Ecco, adesso c'è il problema delle graduatorie che dovrebbero essere fatte dall'amministrazione comunale per poter procedere a un accorpamento, come è già nostra intenzione da diversi anni. Però. Ma sicuramente le spese influiscono in modo negativo nell'ambito del commercio, perché comunque il lavoro è calato, perché l'affluenza della gente è veramente meno, e questa è una realtà. Il Covid non ha portato benefici né a noi né a tanti, né agli altri colleghi. Mi auguro che questo momento passi, ma sarà molto dura. Devo dire che ci vorrebbero effettivamente dei controlli dove verificare lo stato della gente e la serietà e l'efficacia e la legalità del modo di lavorare, in effetti. Allora, problemi, grandi problemi, direi proprio di no. Diciamo che è un periodo un pochino brutto per tutti, quindi come ne risentono gli altri, ne risentiamo anche noi. Dobbiamo dire che fortunatamente il tempo ci sta accompagnando, quindi qualche anima la vediamo, e è anche un periodo, gennaio e febbraio, che il commercio è abbastanza morto, perché la roba vecchia ormai non c'è più, quella nuova non è ancora arrivata, quindi dobbiamo anche confrontarci su questo. Siamo abbastanza positivi. Ora, invece, la questione logistica, accorpamento dei banchi, pozzetti, bagni, come stiamo messi? Allora lì dobbiamo fare, lì è veramente, allora, pozzetti l'80% non funzionano, e dopo tanti solleciti eccetera eccetera la situazione non è cambiata. L'accorpamento è anni che se ne parla, perché come ben vedete ci sono parecchi buchi vuoti, ma nessuno ci ascolta. Noi abbiamo fatto diverse proposte, accorpare in un modo, accorpare nell'altro, fare parcheggio in fondo, ma tutto cade sempre nel vuoto. Molto probabilmente c'è qualcuno che avrà interesse a non farlo, da quello che si capisce, perché se no dopo anni, come l'abbiamo risolta a Cossato, l'avremmo risolta anche a Biella. Allora, in bocca al lupo, davvero buon lavoro. Grazie mille, ciao a tutti. Prima cosa, buongiorno. Allora, la situazione in questo periodo è molto molto tranquilla. Non so se è causata al Covid questa cosa qui, ma poca gente. Per noi è anche un po' il periodo, perché gennaio e febbraio è sempre stato. Fino a metà marzo, diciamo così, dopo metà gennaio, fino a metà marzo, tutti gli anni abbiamo diciamo il periodo più basso. Ecco, speriamo nella ripresa della primavera. È chiaro che il problema del tempo, il problema della crisi, il problema del Covid, queste cose qua incidono. Ecco. Sicuramente questa pandemia non ha aiutato, anche nell'incertezza generale della gente, questi colori non aiutano. C'è chi pensa che in arancione non si può uscire, si può solo stare vicini, non si può andare. Non è vero. Innanzitutto la vaccinazione è servita comunque perché questo problema non esistesse. E la gente si informi, chieda, perché non è come si pensa. Ecco, lei però, insomma, vediamo che qualche persona si avvicina al banco e insomma la gente ha anche voglia. La gente ha voglia, perché comunque è chiusa da parecchio tempo, la gente ha voglia di uscire, ha voglia di prendere una boccata d'aria, ha voglia di un po' di sole, le giornate ci stanno aiutando. Il periodo sicuramente, febbraio, non è dei migliori, perché comunque ci sono spese improrogabili per la casa, ma ci siamo, ce la facciamo, stiamo andando avanti e speriamo sicuramente in una stagione migliore da marzo in poi.